Il TMB, impianto di trattamento meccanico-biologico che si trova vicino al torrente Novito di Siderno, al confine con l'Oppi, da anni crea problemi con fastidiosi effluvi, diciamo, che si diffondono sia a Siderno, sia all'Oppi, ma anche a Ragnara, che dista 6 km verso la collina. Teniamo conto che questo impianto si è evoluto negli anni, dal 2000 in poi, da quando si è iniziato a trattare la raccolta dei rifiuti in vari modi. Da una prima fase di raccolta e differenziazione si è arrivati intorno al 2015 a un completo impianto di trattamento rifiuti e raccolta differenziata. In questi anni ci sono state molte proteste dei cittadini e incontri in regione nei quali i cittadini di Siderno hanno sempre respinto un impianto che potesse creare più problemi di quanti ce n'erano. Dai documenti pervenuti si scopre che l'impianto verrà duplicato per quanto riguarda l'estensione e ci saranno 4 camini invece di uno attuale. Dal punto di vista più pratico, le sostanze o d'origine passano da 300 a 690. Ecco, noi ogni tanto, purtroppo, attraverso gli anni, dobbiamo mobilitare i cittadini, i partiti, le associazioni, in quanto la situazione di Siderno dei rifiuti e del trattamento è diventata insostenibile. Adesso la Regione ha fissato all'albo un progetto il quale vuole ampliare quello che già abbiamo a Siderno. Essendoci a Siderno 42 comuni, ATO, in parole povere, nessuno dei 42 sindaci si muove, per cui Siderno, i cittadini devono sopportare tutti questi problemi di odori nauseabondi, stanno chiusi dentro le case, le finestre chiuse, tutta l'estate. Abbiamo visto che hanno cercato di, cercano ogni tanto di trasformare, di aggiustare, ma la situazione è stata sempre negativa. Quest'anno si è sentita anche nel centro cittadino di Siderno, per cui i cittadini sono arrabbiatissimi e quindi questa struttura non la vogliono più, né la vogliono allargare. La Regione ha presentato un progetto agli atti del Comune di Siderno e stranamente in questi giorni di feste, no, di ferie, religiose, giorni di che praticamente questo, se noi non ci fossimo accorti della visione all'alba di questo progetto, si sarebbe ritenuto tra un mese praticamente avrebbe cominciato il suo iter dell'approvazione. Noi vogliamo chiamare in causa tutti, per primi i cittadini, i partiti politici, le associazioni ambientaliste. Oggi noi per stasera abbiamo convocato tutti e vogliamo noi ascoltare anche gli ingegneri, quello che ci dicono. Stasera noi abbiamo mobilitato anche i progettisti che hanno letto i progetti in parte, perché c'è stato poco tempo, sono migliaia di pagine, a dirci se noi possiamo opporci a questo altro. Sono state stanziate 42 milioni, che poi noi Siderno è stata dichiarata comune che non vuole più la chimica, cioè all'articolo 5 del Comune di Siderno vi è un articolo che la chimica è bandita da Siderno. Quindi noi altre diabolerie chimiche a Siderno non ne vogliamo. Noi stasera partecipiamo a questo incontro promosso da Adamo Clergerò perché vogliamo capire meglio che cosa sta succedendo in questo nuovo progetto che è stato predisposto dalla Regione Calabria per l'impianto TMB di Siderno. Prioritariamente noi avevamo posto il problema che l'impianto doveva essere spostato perché all'interno di una zona densamente popolata, invece che pensare a spostare l'impianto, si è pensato di ampliare l'impianto. Allora, noi innanzitutto
continuiamo a porre il problema che quello non è il posto giusto per un impianto di separazione dei rifiuti, anche perché da anni un paese che i paesi della fascia che vivono prevalentemente di turismo sono mortificati dalla puzza che proviene da questo impianto. Allora, poniamo il problema e lo porremo stasera in termini interlocutori con le altre forze, ma lo porremo soprattutto il giorno 23 quando verrà l'ingegnere Francesco Martino, che è il progettista di questo nuovo impianto, perché vogliamo capire come mai si continua a voler spendere 42 milioni di euro in un posto che è assolutamente inadatto per un impianto di trattamento dei rifiuti. E quindi porremo il problema dello spostamento. E poi vogliamo capire se loro continueranno su questa strada, vogliamo capire nel periodo di vacanza, perché l'impianto sembra che sarà completamente smantellato. E quindi in questo periodo dei lavori non si potrà conferire a Siderno. Che cosa succederà se San Patello è inattivo, Gioia Tauro è di là da venire, a Siderno che cosa succederà? Perché siamo già invasi dai rifiuti dappertutto, perché non c'è una politica seria anche di combattere l'abusivismo. Comunque, con Francesco Martino, che fa parte di un comitato di difesa della salute dei cittadini, insieme stiamo cercando di capire che cosa sta succedendo e porremo seriamente il problema, perché la popolazione deve sapere che cosa succede. Noi la soluzione al problema dei rifiuti la vogliamo cercare, però la vogliamo cercare in maniera ponderata, non spendendo denaro pubblico e poi pensare che forse ci porrà il problema di spostare. Dopo aver speso 42 milioni di euro, si porrà il problema che forse penseranno a spostare il sito. Perché non in questo momento e farlo dopo aver speso questi? Allora vuol dire che i soldi servono solo e unicamente per foraggiare imprese. Faccio parte della zona nord di Siderno. Noi abbiamo beccato per 40 anni la BP. Ancora ci sono i bidoni fuori con i soldi disponibili, ma i bidoni ancora sono lì fuori ad inondarci di varie sostanze incredibili. Quindi abbiamo rovinato la zona nord, ora ci stiamo trasferendo nella zona sud. Ma la cosa che mi preme da dire, più di tutti, io sono solidale, come ho sofferto da una vita quella storia, sono solidale con gli abitanti di San Leo. Questa gente sarà costretta, come ho sofferto io e tutti gli abitanti dell'altra zona, a beccarsi per chissà per quanto tempo questo scempio, no? Questo ampliamento. Voi potrete dire sì, sono nuovi, sono sì, ma sicuramente vedrete che problemi causerà. Allora, io propongo una cosa. Questi abitanti, no, questi che non vivono, non mangiano, sono lì per i fatti loro, hanno solo quei soldi e quella casa. Prima dell'impianto. Sta gente qua, qui li paga. Questa gente. Prego al pubblico di non intervenire mentre parlano altri. Allora, sta gente, io ho una proposta. Allora, sta bella fetta di 42 milioni di euro, allora prendiamo una parte, leviamo questi poveri disgraziati che dovranno sopportare per voi e per le vostre astruserie, che devono sopportare per 30-40 anni questa storia, pigliamo questa parte, visto che la spartiamo un po' tutti, pigliamo questa parte di 42 milioni, gli compriamo una casa in un altro posto, aspetta, gli compriamo una casa, allora voi, sindaci, a Regione Calabria, o chiunque, presidente, andate lì a sentire l'odore di sottobosco, di cavolino, come è stato detto. Vi mostro una fotografia, penso che la vediate anche se non è molto grande, no? La zona rappresentata in azzurro è la zona di rispetto attorno alla fiumara, attorno al torrente. In quella zona, come potrete vedere, ricade già per intero l'impianto esistente. Mi rivolgo principalmente ai consiglieri, non ai rappresentanti della regione, delle istituzioni, perché so che là la decisione è già stata presa. A me quello che interessa è che siano i consiglieri, oggi, in rappresentanza di tutti noi sidernesi, a dire che cosa vogliono veramente fare di quel territorio e che lo dicano in maniera aperta affinché resti, come ho scritto qualche tempo fa. Quella è l'unica zona verso la quale si può espandere Siderno. Soprattutto in previsione
del progetto di conurbazione di cui tanto si parla. Noi abbiamo la città del mare che verrà realizzata a 500 metri a valle e 500 metri sopra ci mettiamo un impianto che sarà una ferita mortale per quelle che sono le ambizioni turistiche o comunque espansionistiche della città. Volete questo? Allora fatelo, votatelo. Per me questo è un assurdo. È un assurdo perché viene realizzato un impianto in un luogo dove non può essere realizzato. E invece di pensare di correggere il tiro e quindi di spostarlo in un luogo idoneo, entro 150 metri siamo dal torrente, in zona dove non si può costruire, pensiamo di raddoppiarlo addirittura. Lo chiamiamo revamping, lo chiamiamo ampliamento, non è nemmeno un ampliamento, è una nuova costruzione. Come qualcuno mi insegna, l'ampliamento non dovrebbe superare il 20% del preesistente. E qua siamo al raddoppio. Non voglio discutere di tematiche relative alla salute dei cittadini, ci sono stati altri che l'hanno fatto. Io vi dico, quando andrete a votare, pensate al fatto che voi ponete un freno a quello che è lo sviluppo della città alla quale dite di essere tanto legati, alla quale dite di voler tanto bene e proclamate. Noi lavoriamo per il bene di Siderno, pensateci bene prima di votare in una certa maniera. La comunità europea con le sue direttive, tra cui quella di non impattare sull'ambiente, c'è una direttiva precisa che è il principio di non sacrificare l'ambiente, un principio che poi noi saremo chiamati ad applicare. E tornando al merito di questo progetto non riceverà mai i fondi che l'Unione Europea, gli aiuti economici europei, perché si pone in contrasto proprio con quella direttiva successiva. Le recenti normative sul punto spingono verso l'economia circolare, dove il TNB è passato di moda. Quindi stiamo facendo una discussione su un punto che la normativa europea naturalmente è arrivata più avanti, l'Italia si sta attrezzando più avanti, tant'è vero che io, come diceva prima Franco Martino, nell'ambito della città metropolitana c'è un cambiamento di tiro, di vedere se si perde, mi pare, l'importo, tutto l'importo del progetto. E quindi su questo punto io credo che c'è molto da riflettere. Questo TMB, così come è stato progettato, è obsoleto. Noi stiamo camminando indietro, noi siamo molto indietro, stiamo facendo una discussione che rispetto ad altri ambiti siamo un pochettino, passatemi il termine, in arretrato. Quindi stiamo facendo una discussione fuori tempo. Mi rendo conto che la problematica è attuale. Però i suggerimenti che venivano dagli interventi precedenti, che sono quelli della prossimità, della gestione di prossimità dei rifiuti, sono suggerimenti che questo Consiglio Comunale, nella sua sovranità, potrà dare con una deliberazione dove dimostra quale sia l'attenzione verso quell'area. Volevo fare anche un'ulteriore precisazione. È vero che siamo a un PAUR concluso, però su questo PAUR ci sono due ricorsi: uno impiantato dai commissari dell'ente, quindi un'attenzione dello Stato rispetto a questa problematica, e un altro da parte di privati cittadini, quindi c'è anche un aspetto legale che mi pare che sia in campo. E se si va in fondo a vedere se effettivamente quel PAUR abbia i pareri che sono dovuti per legge, voi non troverete mai il parere del settore urbanistico, cioè il nostro ente, il nostro ufficio tecnico dà un parere contrario. Se andate ad esaminare se ci sia un parere da parte del Dipartimento Urbanistica della Regione, all'atto dell'emissione del PAUR non si pronuncia, quindi ci sono le problematiche, quindi ci sono una serie di problematiche che impongono una riflessione, impongono una rivalutazione se quell'area si adatta a questo ampliamento che è veramente impattante, che potrebbe determinare un rischio di aggravamento
delle condizioni di vita di quell'area.